Buongiorno, buongiorno a tutti, anche se è un po' in ritardo, però si inizia. Allora, ragazzi, io sono qui solo per darvi il benvenuto. Possano poi funzionare, perché è sempre, come posso dire, è sempre una sfida. Noi lanciamo il guanto, vediamo chi risponde e come risponde. Questa volta hanno risposto bene tutti e due gli attori che ne abbiamo messo sul campo. Da una parte le aziende, 120 aziende, potevano andare in tanti posti, fare tante altre cose. Ci sono tante iniziative in giro per l'Italia simili a queste che cercano di fare e ottenere gli stessi risultati, hanno scelto di venire qui a San Giovanni, volevamo accogliere magari una giornata di sole, però insomma, pazienza, va bene lo stesso, questi sarebbero tutti quanti vicini, chiusi sotto il, diciamo, il gazebo. E dall'altra parte i giovani, voi, i ragazzi, le ragazze, gli studenti, laureati, che hanno scelto di inviare il loro curriculum, circa 40.000 curriculum, venivano gli ultimi dati, per circa più o meno 7.000 incontri programmati. È un numero importante, per un evento, diciamo, sostanzialmente si realizza tutto in un giorno di una densità straordinaria, e che ci fa capire che noi stiamo andando nella giusta direzione. La giusta direzione è quella di dire: non possiamo più fare università dando il titolo, una bellissima pergamena, con la firma del sottoscritto sotto, proprio se sono il rettore, non so se l'avete capito, se me l'ho presentato, scusate, è da appendere vicino al muro, che va anche bene, è una bella pergamena, ma non è più, oggi fare università non è più solo quello, oggi fare università significa accompagnare i ragazzi, le ragazze, verso un impiego, ma non un impiego tanto per impiegarci, un impiego che dia risposta ai vostri talenti, alle vostre aspirazioni. Avrete comunque l'opportunità di dialogare con le aziende, dialogare con chi si occupa, spesso erano giovani come voi che magari già stanno lavorando per quelle aziende, si occupa di quelle che si chiamano le risorse umane, cioè una, quasi come dire una risorsa, diciamo, asettica. Le risorse umane sono quello che fa la grande differenza in tutte le grandi aziende, anche quelle molto molto digitali. Diciamo che l'azienda, un'azienda assolutamente digitale che guarda il digitale, ma che insomma ha detto delle altre cose, che la loro risorsa più importante sono i loro employees, sono i loro ragazzi, sono le persone che lavorano per loro, sono sempre alla ricerca di persone di qualità. Quindi le aziende oggi hanno capito tutte che senza delle, come dire, dei collaboratori di qualità non c'è tecnologia che serva, la tecnologia non vi può sostituire. E quello che noi oggi noi abbiamo fatto, facciamo, è quello di mettere sul banco di prova anche quello che noi abbiamo fatto per voi. Come andranno questi colloqui? Per voi significherà un'esperienza, avere a che fare con l'azienda, capire cosa vi chiedono, magari qualche domanda o qualche questione vi sorprenderà, cioè, ma perché mi chiede questo, mi chiede quell'altro? Per noi significherà capire se tutto quello, tutto il lavoro, tutto l'impegno, le migliaia di persone, non solo docenti, perché poi tecnici e quant'altro, le tante strutture sono servite, servono veramente a qualcosa. Allora io vi voglio veramente fare un augurio sincero. Voi oggi siete un po' come il nostro, come dire, il nostro front end, come posso dire, un po' la parte più avanzata del nostro lavoro. Io mi auguro veramente voi possiate fare una bella esperienza, fatelo per voi, fatelo per noi e fatelo anche per il nostro meridione, per questo paese che ha tanto bisogno della vostra creatività e della vostra intelligenza. Grazie e tanti auguri.
Thank you.